Marina di Ginosa 2011, Ginosa 2013, due fenomeni alluvionali di enormi proporzioni, a distanza di soli 2 anni l'uno dall'altro, e che seguono a quelli di Palagiano. Di mezzo, non è trascorso nemmeno un anno, c'è lo spaventoso uragano di Taranto, sintomo che qualcosa sta cambiando. Ma alluvioni, nubifragi, lunghi periodi di siccità e stati roventi, calamità climatiche ormai sempre più ricorrenti in Italia e che richiamano alla mente il clima tropicale. Solo uno strampalato e semplicistico sillogismo con i tropici? Sull'argomento i pareri degli studiosi sono discordanti. Quel che è certo è che le statistiche ci suggeriscono di correre ai ripari. Guardando a casa nostra, abbiamo provato a mettere a confronto l'alluvione di Marina di Ginosa del 2011 con quella che ha colpito Ginosa qualche giorno fa. Gianni Fabris, portavoce del Comitato Terre Ioniche, le ha vissute entrambe. Tu chiaramente hai vissuto appieno la prima emergenza, quella del 2011, che ha colpito il Metapontino e Marina di Ginosa. Ecco, intanto oggi secondo te cos'è cambiato? Qual è la differenza tra quell'alluvione e questa? Beh, è un'alluvione molto diversa. La volta scorsa ci fu l'ondata di piena che veniva dai fiumi, dovuta molto a problemi complessivi di gestione del territorio a monte, le dighe e l'intero sistema idraulico, quindi una cosa molto complessa. L'ondata di piena ha travolto l'argine dei fiumi, provocando grandi danni a Marina di Ginosa, ma soprattutto nelle aziende agricole che ha incontrato. Questa volta la situazione, l'evento è molto diverso ed è quello per cui solo in un'area molto ristretta è caduta tanta acqua. Quindi siamo di fronte a quello che noi abbiamo annunciato, tu ricorderai probabilmente, 8 mesi dopo l'alluvione del 1 marzo del 2011, noi facemmo l'alluvione tour e denunciamo quello che avrebbe potuto accadere. E infatti così è accaduto e così è andato. Questa volta ci sono i morti, questa volta è evidente che il problema non è il sistema idraulico, ma è questo territorio nella zona fra Ginosa, Metaponto e le aree intorno, che è completamente impreparato e incapace di reggere persino l'acqua quando ci piove sopra. Noi oggi, questo è il primo dato. Il secondo è che ci sono i morti, che è il dato più grave, esattamente come l'abbiamo annunciato. Per quello che ci riguarda abbiamo fatto tesoro della vecchia esperienza. La volta scorsa, per ottenere uno straccio di provvedimento che è stata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci abbiamo messo 10 mesi, blocchi stradali, mobilitazioni, manifestazioni a Roma, 3 scioperi della fame durante quei mesi. Questa volta noi in 15-20 giorni vogliamo si risolve il problema. Il governo nazionale e le 2 regioni devono sapere che non c'è più tempo per scherzare, che nessuno è più disposto ad attendere 10 mesi, un anno per avere le briciole che arriveranno chissà quando, che va messo in cantiere una grande opera di messa in sicurezza del territorio, che vanno ristorati immediatamente i danni o quantomeno con interventi di soccorso alle famiglie, alle aziende e alle attività economiche che hanno subito danni. Questo è un territorio in ginocchio, non si può più scherzare, quindi l'obiettivo è molto concreto. Dopo la dichiarazione di stato d'emergenza da parte delle regioni e degli enti locali, il governo nazionale deve fare immediatamente l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve farla mettendoci soldi sopra da parte del governo, che intanto è chiamato a metterci ancora i soldi vecchi che non ha finito di mettere sopra. Le regioni ci devono mettere la loro parte immediatamente, bisogna dare immediate risposte. Domani sera, oggi è sabato, noi stiamo riorganizzando il presidio e la mobilitazione. Domani sera assemblea nel piazzale di Serra Marina, che fu uno dei epicentri della mobilitazione l'anno scorso, mobilitazione che riparte, che punta già a costruire il massimo dell'unità, non fra le forze politiche, non fra le istituzioni, ma il massimo dell'unità fra i cittadini colpiti e i cittadini che hanno a cuore gli interessi di questo territorio. Non commettiamo l'errore che pure abbiamo scongiurato la volta scorsa: serve un unico luogo che coordini le iniziative, serve che i cittadini non si facciano prendere in giro dalle passerelle della politica, chiunque essi siano, qualsiasi parlamentare. I parlamentari devono dare le risposte, i governanti devono fare i provvedimenti, i cittadini questa volta sono incazzati e glielo dobbiamo far capire bene.